Salve gente, oggi parleremo di 10 dure verità sulla scrittura, perché diciamolo, l'attività dello scrittore o dell'autore è sempre vista in maniera molto romantica. Scrivere è bello, la creatività è bella, esprimersi è bello e quindi chiunque lo fa è sempre felice, giusto? In realtà, specialmente chi finisce a scrivere per mestiere deve avere a che fare anche con dei problemi, con dei lati problematici, di cui in effetti non si parla spesso, quindi proviamo a farlo. Dura verità numero 1, la vita quotidiana. Quando immaginiamo l'attività di uno scrittore, spesso ci figuriamo questo omino nella sua soffitta, con la luce fioca, piena di librerie meravigliose, con le lucine tutte romantiche. Con il caminetto, la pipa, non lo so, la tuba, cioè ci immaginiamo tutta una serie di caratteristiche che comunque sono legate a una persona molto benestante, insomma, perché questo c'ha una villa in campagna, in montagna, una baita, tutto isolato e silenzioso, quando poi la realtà effettivamente degli scrittori è spesso un po' diversa. Chiunque di noi ha una esistenza abbastanza normale, insomma, no? Quindi avete una casa che magari è un monolocale in affitto dove potete scrivere solo chiusi in bagno per stare in pace. Spesso si dice dovete trovare un angolino particolare per scrivere, anche King in Home Writing ci raccomanda di chiudere la porta, no? Cioè di trovare una stanza solo per quello dove nessuno entra, dove nessuno ci disturba. Però oggettivamente non sempre possiamo. Se voi avete una stanza della scrittura, cioè dove fate solo quello, beati voi, invitatemi, compratemi una casa anche a me, non lo so. Però io, per esempio, vivo in un bilocale, ci sono i muratori fuori dalla porta, una famiglia rumorosa sotto, il mio vicino a volte mette canzoni a volume altissimo durante la giornata. Ho Guncan, quindi ho un gatto che mi salta in faccia mentre tento di stare al PC e concentrarmi. Insomma, la vita quotidiana spesso invade la nostra concentrazione da scrittori. Per lo più se uno ha una famiglia, quindi magari dei bambini piccoli, gli animali domestici, le incombenze della vita quotidiana, ecco, diventa difficile. Questo significa che sia impossibile trovare la concentrazione per scrivere? No, come dicevamo in un altro video, è importante sapersi ritagliare il momento adatto, però appunto non sentitevi tristi se non avete. Per esempio, adesso Guncan si sta facendo le unghie sul suo trespolo, fa casino mentre io cerco di fare il video. Questo è un esempio di quello che sto dicendo. Dicevo, comunque, cercate di ritagliarvi un piccolo spazio per voi, però non vi sentite tristi se non avete un palazzo, un castello bellissimo sul lago con appunto il caminetto, tutte queste cose carine, perché è normale, siamo tutti nella stessa barca e non è necessario per essere dei bravi autori essere ricchi ad avere tutte queste cose, insomma. E lo dico appunto perché non se ne parla tanto, no? Noi abbiamo queste immagini perché è quello che vediamo spesso, anche, non lo so, nei video degli scrittori, quando ci raccontano loro come scrivono, cosa hanno fatto, alle spalle hanno queste biblioteche meravigliose di legno massiccio e noi siamo lì nel nostro monolocale a dire, beh, io ho la pila dei libri sul pavimento perché non ho una libreria e vabbè. Dura verità numero 2, riuscire a credere ai complimenti. Questo non è un problema che abbiamo tutti, ma io sicuramente ce l'ho, cioè il fatto di mettere sempre in dubbio quello che ci viene detto in positivo. C'è una categoria di autori che invece rifiuta le critiche, no? Quindi qualsiasi commento negativo e magari rimane bloccato, nei suoi limiti per questo. Però c'è anche chi non riesce mai ad ascoltare le cose belle perché non si fida, perché pensa che chi fa un complimento magari è superficiale, sta mentendo, non ha capito, non è in grado di valutare. Ecco, questa è una tendenza che tanti autori hanno in realtà. E credo in effetti che possa comunque servire, possa essere un'opportunità per essere molto critici con noi stessi, però se fate parte di questa categoria sappiate che non fa bene farlo in maniera totale. Noi dobbiamo ascoltare i feedback che ci vengono riferiti, sia positivi e sia negativi, e dobbiamo valutarli entrambi nello stesso modo, non credendo a qualsiasi cosa, cioè se tua nonna ti dice che sei un genio, non è detto che sia vero, insomma, quindi non è che devi credere letteralmente a tutto, però darti l'opportunità di sentirsi fiero, soddisfatto, felice se ti fanno un complimento fa parte dell'essere un autore, quindi conceditelo. Dura verità numero 3, i momenti di sconforto. Anche di questi non parliamo mai, perché è più bello parlare delle vittorie, delle soddisfazioni, dei momenti positivi. Come
Condividere le sconfitte, i rifiuti da parte di un editore, una recensione molto negativa, ci fa paura perché diciamo così la gente magari si convince che io sia un perdente, invece non devo fare pensare queste cose. Però questo è il risultato di farci sentire davvero dei perdenti quando ci capita, perché non lo vediamo mai sugli altri e quindi diciamo, oddio, se l'editore mi dice di no, allora sono un fallito, devo ammazzarmi. Quando invece è normale, capita a tutti e non è un problema ed è parte dell'esperienza dello scrittore, quindi non vi preoccupate. Ci sono poi momenti di sconforto che non sono necessariamente legati a una risposta particolare, ma sono quei momenti in cui guardiamo il cielo stellato e ci domandiamo perché non ci siamo fatti assumere alle poste. E diciamo, ma chi me lo fa fare? Cioè, devo avere a che fare con le persone, che è sempre difficile. Devo mettermi in gioco con quello che scrivo, quindi comunque ricevere questi commenti che magari a volte mi feriscono. Devo impegnarmi ogni giorno, è difficile. Ma perché? Perché? E su questo posso solo dirvi, se volete farlo, lo farete comunque, continuerete a farlo, ma anche questi momenti qui sono normalissimi, ce li hanno tutti gli autori. Ce l'ha avuto pure King, probabilmente. Ogni tanto, secondo me, gli torna, pure se, insomma, i soldi aiutano a evitarli. Quindi non vi preoccupate se siete in uno di questi momenti, fermatevi un secondo, rilassatevi, distraetevi, fate un bagno caldo, prendete un tè o una spremuta ghiacciata. E ricordatevi che siete liberi di farlo o non farlo, di scrivere o non scrivere, di pubblicare o non pubblicare mai più, come volete voi, dovete solo scegliere quello che vi fa stare bene. Dura verità numero 4, quella scena. Sapete, no? Quella scena lì, quella che proprio non ti riesce, non ti viene. Magari tu ce l'hai in mente, la conosci, ormai l'hai vista nella tua testa mille volte, ma non riesci a renderla sulla pagina. Anche su questo vi dico, dovete darvi del tempo e anche questo capita a tutti. Non siete voi a non essere bravi, non siete voi a essere degli incapaci perché non ci riuscite. Cercate il confronto, parlatene con i vostri beta, con i vostri alfa reader, con chi di solito vi aiuta. Ascoltate una canzone che sia nel mood di quella scena, per esempio, a me questo aiuta molto. Comunque, sappiate che è normale, ecco. Dura verità numero 5, le delusioni. A me è capitato, per esempio, di mandare in valutazione il mio romanzo a una editor, a un editor professionista, con tanta fiducia, no? Perché era una persona anche ad alto livello, mi fidavo, dicevo, oh, che bello, questo parere sarà una figata, capirò tutto della vita, e poi mi sono vista restituire un parere che mi ha lasciato molto perplessa. Non è successo sempre, per fortuna, come già vi accennavo, ho chiesto 2000 valutazioni, quindi è un caso su 2000, cioè va bene, capita. Però in quel momento lì è una grande delusione, no? Perché dici, porca miseria, questa persona me l'ha letto il libro, ma ha capito cosa sto dicendo, cioè. E attenzione, non parlo di critiche, che sono sempre le benvenute e aiutano, specialmente se ci stiamo facendo valutare, il punto è proprio quello. Ma proprio quel commento che non c'entra un tubo con il tuo romanzo e tu sei lì a dire: ma come, pensavo tu fossi intelligente, cosa stai dicendo? Capita, anche questo fa parte della norma, della normalità, ognuno ha la sua testa, tutti valuteranno in maniera differente, ci diranno anche cose contraddittorie, sta a noi poi ordinare, organizzare questi pareri e saperli utilizzare per il nostro interesse. Quindi non fissatevi con l'unico parere dissonante che avete ricevuto, se tutti gli altri sono positivi e sono coerenti, quello è quello da eliminare volendo, no? Quindi fate un po' un bilancio di quello che vi viene detto. Poi le delusioni, se vogliamo, possono riguardare molte altre cose, magari pubblichiamo un libro e quella persona che pensavamo ci avrebbe sostenuto ci ignora completamente, non parla di noi, non compra niente, non legge niente, non ne vuole sapere. Capita, capita anche questo, capita a tutti, è normale. È brutto, però è normale, non siete soli, siamo tutti lì, veramente. E nemmeno di questo si parla, no? Quindi sappiatelo, succede a tutti. Dura verità numero 6, i lettori ignari. Noi adoriamo i lettori, no? Li amiamo con passione perché sono il motivo per cui scriviamo, noi parliamo con loro, quindi quando finalmente questo libro esce e raggiunge il lettore, noi siamo pieni di entusiasmo, non vediamo l'ora di sapere cosa ne diranno. Però magari spesso i lettori non sanno come funziona l'editoria in effetti e quindi ci dicono delle cose molto bizzarre, tipo un lettore dopo che per 6 anni hai lavorato sul tuo libro e magari hai pubblicato con una piccola casa editrice, magari la prima domanda che ti farà sarà: ma come mai non hai pubblicato con Mondadori?
E tu vorrai spaccargli una sedia in testa, no? Perché cioè, la risposta sarebbe: ma secondo te lo fa? Cioè, nel senso, potevo pubblicare con chi volevo io, già tanto se sono riuscita a fare questo, ma che cavolo vuoi, no? Invece di dire complimenti, che bello, e ti dicono così e ti cadono le braccia. Oppure il classico: e dove lo compro? E tu devi rispondere: in salumeria. Il libro lo compri in salumeria. Dura verità numero 7. Lasciare andare una storia. Vi è mai capitato di arrivare alla fine di una revisione di un romanzo che vi ha accompagnato magari per anni e anni, a cui tenete tantissimo, e sentire una sorta di lutto? Magari avere paura che non sarete mai più capaci di scrivere in quel modo e che quindi quella sia l'ultima opera che produrrete mai? Bene, sappiate che anche questo capita spesso, è normale e anzi è positivo perché vuol dire che vi siete legati molto a quella storia, dunque niente paura. Arriveranno altre storie, ci saranno altre occasioni per esprimervi, quella ora curatela, coccolatela, ma andate anche avanti. Guncan sta camminando sulla tastiera facendo un casino. Guncan, mi fai fare il video, ti prego, ti scongiuro. Guncan. No, non mangiare la mascherina. Cioè, io posso fare il video con il sottofondo musicale di Guncan che gioca con le cose che trova in giro. Non lo so. Dura verità numero 8. I dittatori del gusto. Ci sono alcune persone, che a volte sono lettori, a volte editor, a volte altri autori, può essere chiunque, che sono fissate con una certa cosa. Per cui, per esempio, ti dicono: ma tu non puoi narrare in prima persona il presente, perché non si può fare, non si fa, è sbagliato. E questo lo dicono perché a loro personalmente non piace. Il che va benissimo, ognuno ha i suoi gusti, ognuno sceglie cosa vuole leggere, quindi, boh, se una persona si rifiuta di leggere una certa cosa, un genere, un tipo di romanzo, quello che vogliamo, va benissimo così. Però il fatto di vietarlo a priori come se fosse un errore di grammatica è ridicolo, eppure in tanti lo fanno, quindi poi l'autore non sa come rimediare a questo enorme difetto, perché non è un difetto, è una questione di gusto. Dura verità numero 9: sentirsi esclusi. Prima o poi arriverà nella nostra esperienza d'autori un momento in cui ci domanderemo se quel gruppetto ci ha escluso apposta, se non ci stanno pubblicizzando per un motivo. Se quella persona che noi abbiamo sostenuto ci sta ignorando perché siamo brutti. Su questo quello che posso dirvi è che spesso ciò indica qualcosa di noi, non nel senso che siamo dei complottari pazzi ogni volta, a volte capita che sia effettivamente così. Però spesso quando noi pensiamo, ci cioè siamo un po' insicuri, no? Pensiamo di essere meno degli altri, tendiamo a vedere tutti questi atteggiamenti, anche quando stiamo fraintendendo magari. Ripeto, questo capita a tutti, non ci deve spaventare più di tanto. Se è così, cioè se davvero l'atteggiamento è quello, allontaniamoci, lasciamo perdere, evidentemente non ci vogliono supportare. Se invece questo dice qualcosa su di noi, fermiamoci a riflettere. Quindi, per esempio, un invito che vi faccio in queste situazioni qua è di andare a chiarire con quelle persone, specialmente se le conoscete, insomma. Devo dire l'ultima, devo aspettare che Guncan abbia finito di fare la pipì. Ce la faremo entro domani? Secondo me no. Dura verità numero 10, un eterno ricominciare. Noi pensiamo che una volta finita la stesura il lavoro duro sia concluso e quindi tiriamo un sospiro di sollievo, ma in realtà è solo cominciato e soprattutto quando l'avremo finito veramente ne comincerà un altro. Non soltanto saremmo ancora in lutto per la storia di prima, ma avremo un altro lavoro da fare di nuovo, da capo. Sarà difficile, e anche questo, ripeto, vale per tutti. Tutti fanno finta di essere entusiasti del fatto di fare la promozione, il tour, il blog tour, il tour review, il review qualcosa. In realtà a tutti piacerebbe evitare tutto ciò, scrivere il libro e basta, quindi lo sappiamo, lo sappiamo. Però sono cose necessarie, sono cose che possono essere divertenti, che possono portarci appunto ai lettori, sono indispensabili e quindi le facciamo, però facciamolo con la consapevolezza che sia un lavoro duro e che lo è anche per gli altri. Quindi abbiate pietà quando vedete gli altri che lo fanno, perché come voi vi sentite così, vi assicuro, si sentono affaticati a fare tutto questo anche loro. Bene, queste erano 10 dure verità sulla scrittura. Ditemi se ne avete altre, se ci sono cose di cui di solito non si parla, di cui vorreste discutere insieme. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Guncan, cos'è quello? Cos'è? Cosa fa?
No, aiuto, mi lecca.